Daniele Simeoni, esordio casalingo per l'NSNC che affronta l'Acqua Chiara, c'è bisogno di riscatto dopo la sconfitta all'esordio? Ma sicuramente in casa vogliamo partire col piglio giusto, e peccato insomma per sabato, perché sicuramente era la nostra portata, forse un pareggio era il risultato più giusto dopo, insomma, nel corso dei quattro tempi. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla almeno un paio di volte nel finale, siamo stati un pochino poco cinici, insomma, dovevamo essere un pochino più concreti e combattivi e vogliosi di, almeno di portare via un punto. Ci rifaremo sabato, sicuramente sarà l'approccio, spero sarà lo stesso che abbiamo comunque avuto sabato, anche se stavamo fuori casa. In casa secondo me la chiave di volta di questo campionato sarà combattercele tutte dalla prima all'ultima, e domani sabato ci avremo la prima chance. E poi ritroverete Manfredi Iula, cosa possiamo dire di questo giocatore che per diversi anni ha giocato proprio a Civitavecchia? Ma è sempre un piacere rivederci, sicuramente farà un po', ecco, forse è la prima volta che mi ci scontro d'avversario, anzi no, quando stavo a Latina già giocando contro il Civita, sì, tre anni fa ormai. E sì, no, vabbè, sarà un piacere, poi sarà insomma un punto di riferimento di una squadra giovane che è come l'Acqua Chiara, e insomma una squadra temibile che dovremo tenere un po' a bada sin dall'inizio. E poi per caricarti a questa partita abbiamo visto anche il siparietto con un grande amico di DRC, Emanuele Parrocini. A lui che non li gliel'hai portati, a noi no, però ci ha lasciato un pochino così. Come al solito non ti sfugge niente, è vero, il grande mio collega Emanuele con cui dividiamo mattinate lavorative in questo periodo. E sì, io ho fatto un pensiero ai colleghi di lavoro, compreso lui.